Riprendo il discorso appena concluso dal collega Marchetti riguardo in particolar modo appunto l'area sanità e sociale. Partendo da un punto fondamentale, si specifica all'interno di questa parte del DEF il voler mantenere i livelli dei LEA. Peccato che con l'introduzione dei nuovi LEA in realtà si va a penalizzare i cittadini, visto che con i nuovi LEA si andranno a declassare alcune prestazioni, specialmente chirurgiche, che erano prima effettuate gratuitamente da ambito ospedaliero a ambito ambulatoriale. Quindi verranno applicati i ticket. Ci sono circa, se non erro, 208 prestazioni che diventeranno a pagamento, quindi oltre a continuare a disattendere quello che è il patto per la salute si vanno ad aumentare i costi ai cittadini, e questa è una scelta politica che parte dal governo centrale, che però insomma fino a prova contraria ha lo stesso colore di quello di questa regione. Quindi si va semplicemente, con un bel giro di parole, usando la parola mantenimento e garanzia, a seguire quelle che sono le indicazioni del governo centrale, che sta andando a depauperare ulteriormente il nostro servizio sanitario. Ci si maschera dietro la faccia dell'eccellenza, eccellenza che però sta andando a calare, e quella che c'è è dovuta alla buona volontà e alla professionalità degli operatori del settore, così come fil rouge di tutta questa parte è il voler valorizzare il terzo settore. Terzo settore che sulla carta è ottimo, pieno di buoni principi e buone intenzioni. Peccato che all'interno del terzo settore ci siano le nostre care cooperative sociali che, nate anche quelle, cooperazione, principio della cooperazione inserito all'interno della nostra Costituzione, nato con le migliori intenzioni, ma che poi è diventato la scusa per poter nascondere dietro la faccia della cooperazione quelle che in alcuni casi diventano quasi delle SPA, delle fonti in realtà di guadagno magari per le dirigenze di queste cooperative, e fonte di contratti capestro e fonte di sfruttamento in alcuni casi dei lavoratori che appunto lavorano all'interno di questa cooperazione. Tutto questo a discapito della qualità dei servizi, che si parli di servizi sanitari o di servizi sociali o ancora di più di servizi educativi. Andremo tra poco a discutere un progetto di legge della Giunta che parla proprio dei servizi educativi alla prima infanzia, che tutto faranno fuorché garantire la qualità e l'offerta dei servizi. Quello che riscontriamo all'interno di questa parte appunto sono delle belle parole che però in realtà nei contenuti hanno poco o nulla, visto che le liste d'attesa ancora sono in difficoltà in Regione Emilia-Romagna, non si sono attuati quegli strumenti che potevano aiutare i cittadini ad avere le prestazioni nei tempi giusti. A oggi abbiamo ancora delle prestazioni in urgenza che non rispettano assolutamente i tempi d'attesa. Probabilmente l'assessorato non se ne rende nemmeno conto, perché i dati raccolti sono raccolti e analizzati dallo stesso assessorato, quindi controllore e controllato coincidono. Quindi diciamo che non mi voglio ripetere, perché il discorso del collega Marchetti è stato sufficientemente esaustivo e lo condividiamo in larga parte. Era semplicemente per dire che quello che viene elencato all'interno di questo documento poi all'atto pratico non trova riscontro nella quotidianità dei cittadini. Quindi questa politica oggi non fa l'interesse dei propri cittadini, ma solamente l'interesse di alcuni operatori.